cari amici di TecnoZoom, eccoci qua con i pregi e difetti del Nokia N95 8GB. Non ci è piaciuto molto l'obiettivo, sprovvisto del frame di protezione e quindi suscettibile a graffi, anche se la sua posizione a filo con il case ne evita il danneggiamento. L'interfaccia utente è quella del Symbian terza edizione, versione 60, feature pack 1. La dimensione delle font è stata ridotta per usufruire meglio dello schermo da 2,8 pollici, quindi di maggiori dimensioni rispetto al suo predecessore. L'N95 8GB si dimostra abbastanza veloce nel 2D e molto veloce nel 3D per via del chipset che ne accelera le funzioni. Bisogna dire che nel 2D il Nokia N95 8GB risulta più lento di modelli meno blasonati della casa finlandese, però recupera nell'accelerazione 3D. La tastiera funzione e i tasti cursori risultano molto più agevoli nonostante le loro ridotte dimensioni per far spazio allo schermo più grande. La tastiera numerica invece mantiene il feeling del suo predecessore. Nei benchmark in 3D l'N95 8GB si dimostra praticamente uguale al Nokia N95 standard. È esattamente come il suo predecessore, purtroppo però perde punti rispetto al N93 e all'N93i. Sicuramente si tratta di una miglioria che può essere introdotta successivamente da una versione di firmware più avanzata. Riassumendo, possiamo dire che i pro di questo Nokia N95 8GB sono sicuramente il suo schermo da 2,8 pollici estremamente luminoso sotto ogni condizione di luce, la tastiera, soprattutto i tasti funzione, è molto migliorata rispetto all'N95 standard, nonostante appunto sia stata ridotta. E ci è piaciuta molto la capacità multimediale di questo telefono, cioè l'accelerazione video e l'accelerazione 3D. Quello che ci è piaciuto di meno sicuramente è la lentezza nella messa a fuoco della fotocamera, l'interfaccia utente che tende ad avere degli strani sfarfalli nello schermo, ma questo potrebbe essere dovuto a una versione di firmware non ottimizzata, e l'accesso e la scrittura nella memoria di massa, che risulta estremamente lenta e sicuramente molto più lenta di un Nokia N95 standard con una scheda di memoria. In buona sostanza possiamo considerare questo Nokia N95 8GB quello che doveva essere dall'inizio il vecchio N95. A un prezzo che va dai 550 ai 650 euro, risulta per noi essere uno dei migliori terminali attualmente in circolazione.